Stasera non esco, è cominciata Expo. Resto sulla base a fare questo. Reporti, cresco. 7 anni sono passati presto. E adesso l'hai voluto, eccolo. Per nutrire il pianeta, energia per la vita. Desideri il biglietto, data aperta o data fissa. Ha detto Mattarella che l'Expo italiana è finalizzata. Alla pace, alla giustizia, ci credo finalizzata. Che visti precedenti con la pace e la giustizia, di certo non è iniziata. Ma è vero, nascono fiori anche dalla merda. Quindi pure da roppero noi salveremo la terra. Questa terra fatta di contraddizioni, dove gli obesi e malnutriti sono milioni di milioni. Dove il cibo quando si spreca chi se ne frega. Per uno che fa la fame c'è uno che fa la dieta. Ha! Non possiamo nasconderci, non possiamo far finta di niente. L'Expo è innanzitutto il desiderio di guardare il mondo per com'è e provare a cambiare. Per cambiare il mondo, ma che obiettivo nobile. Sta qui la differenza dal salone del mobile. Expo non è solo business, è solidarietà. Diritto al cibo per chi cibo non ha. Ma come si fa a cambiare rotta e garantire a tutti un pezzo della torta? Serve che ci impegniamo e firmiamo con consapevolezza la carta di Milano. L'azione collettiva con la quale tutti quanti prendiamo l'impegno, Italia davanti, di comportarci nel modo che la carta presenta per sconfiggere la fame entro il 2030. Siamo d'accordo almeno su questo, di questa Expo vogliamo lasciare quale ricordo? Si può evitare che resti una messa in scena, purché non resti solo un tema. Purché non resti solo un tema, purché sia sempre accompagnato dalla coscienza dei volti. I volti di milioni di persone che oggi hanno fame.